La città supera ogni catastrofe un grosso manifesto contornato dal tricolore accoglie il passaggio del primo Eurostar Freccia Argento 9350 proveniente da Lecce e diretto a Roma 7 giugno 2010 è la fine di un primo calvario qui a Montaguto 18 coppie di treni al giorno 14 a lunga percorrenza e 4 commerciali la frana resta in movimento ma la ferrovia da oggi respira Giubertollone! Beh cominciamo a respirare, noi non molliamo la presa perché dobbiamo continuare l'attività. Il treno passa come avete visto, dal 10 marzo è un grande successo, è tangibile. Noi continueremo comunque, innanzitutto, con le opere complementari. Cunettoni di scolo acqua. Abbiamo ricostruito due ponti interamente, quindi, tutta la sistemazione dell'area ferroviaria e in contemporanea stiamo ultimando la sistemazione di tutto il terreno abbiamo recuperato secondo il progetto fondiario che ci è stato approvato dal, dal genio civile, dall'autorità di bacino, riprofiliamo il terreno, rimettiamo il terreno vegetale, praticamente vedremo un'altra volta il grano nel giro di pochi mesi, anche è un sito provvisorio, perché questa è stata una delle, delle chiavi di voto, uno dei, degli elementi di successo. Continueranno gli amici coordinati dal, dal Dipartimento Protezione Civile, noi siamo uno dei soggetti attuatori, ci sono comunque i militari del Genio, c'è anche l'altra ditta gestita da Protezione Civile. Noi continueremo ancora e abbiamo altri lavori accessori. Abbiamo approfittato, devo dire, della interruzione della linea per fare tutta una serie di lavori di sistemazione. Che per qualche giorno daranno ancora qualche rallentamento, ma saranno ampiamente compensati da quello che dopo avverrà per quanto riguarda la circolazione dei treni. Tutti e eh, 36 treni che abbiamo su questa tratta. Avete addirittura anticipato i tempi? Beh, abbiamo rispettato le previsioni che ci erano state date dal dottor Bertolaso, abbiamo lavorato 24 ore al giorno con illuminazione, abbiamo potenziato le squadre al massimo possibile e quindi siamo soddisfatti di questo successo. È una prova tangibile che quando ci mettiamo in moto tutti assieme riusciamo a fare sinergie ottenendo questi risultati. Quel grazie a Bertolaso è rivolto a tutti voi. Ah, è rivolto soprattutto alle istituzioni e apprezzo veramente. Tanto il fatto che venga richiamata la concretezza e la sinergia istituzionale. La protezione civile ha messo in campo nell'ambito del coordinamento tutti i soggetti che sono presenti sul territorio, non ultimo la comunità montana dell'Ufida che con i suoi operai ci sta dando un grosso contributo di attività anche nel, sul corpo frana, in particolare nell'area del laghetto denominato ormai delle rane, che è, trasferiva praticamente il suo deposito di acqua direttamente nella frana, oggi anche grazie all'intervento degli operai della comunità montana siamo in condizione di deviarla e l'abbiamo completamente portata fuori dalla frana. Sono tutte queste attività che nella sua grande concretezza il dottor Bertolaso ha saputo mettere insieme, dando a noi l'opportunità di avere rapporti con questi soggetti che effettivamente ci hanno dato un grosso contributo e i risultati sono questi. È una prima tappa quella di oggi. Sicuramente, sicuramente è una prima tappa importante, ma i traguardi sono altri, come definito anche nell'ambito dell'ordinanza che dichiarava lo stato di emergenza. Prima fase ferrovia è stata stata alle 90 provvisorie in attesa di una definizione complessiva di tutto l'assetto di quest'area. Non ultimo è stata già fatta richiesta al Prefetto la convocazione con tutti i soggetti istituzionali per avviare proprio una progettualità. Relativamente alla sistemazione della Valle del Cerbaro. È un primo successo al quale anche noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo. Noi continuiamo a lavorare senza soste ormai dal 16 di aprile quando siamo stati coinvolti in questa importante attività e siamo lieti di aver dato il nostro contributo per la ripresa di un'attività importante quale è il collegamento dalla Puglia verso Roma e viceversa attraverso il tracciato ferroviario. La volontà supera ogni catastrofe, ecco come è stato accolto il passaggio del primo treno commerciale qui a Montaguta. Avete preparato questo eh, grosso manifesto. Sì, perché teniamo molta fiducia per come le cose le stiamo vedendo, che realmente le istituzioni esistono. Oggi possiamo concretamente prendere atto che il problema si avvia a soluzione, avete scritto. Benissimo, perché è la soluzione? Per intanto comunque stiamo, ci stiamo allontanando dal buio. La prima soluzione che stiamo vedendo oggi è che passa il treno e le nostre altre situazioni che stiamo aspettando, la statale e stiamo aspettando di mettere in moto l'economia di qua giù, che siamo stati abbandonati da cinque anni e abbiamo molta fiducia nelle istituzioni e nel dottor Bertolassi dove sta in, in costante qui sul posto. È nato il comitato dei danneggiati, così l'avete sì. chiamato? Forzatamente sì, visto l'abbandono e visto l'inesistenza delle istituzioni su tutta la zona. Siamo passati dal buio più totale, grazie soprattutto anche a voi che ci avete dato luce, ad avere grossa speranza che si sta risolvendo il problema. Il mostro sta morendo. Avete avuto pazienza, costanza? Tantissima pazienza, tantissima costanza. Abbiamo combattuto, e voi lo sapete, sempre e purtroppo da sole perché le istituzioni sono state totalmente assente. Tutte le istituzioni a 360 gradi, Campane, Pugliese, all'ultimo minuto si sono fatti vedere anche i pugliesi, anche se io sono un pugliese, però alla fine ce la stiamo facendo. Grazie alla nostra testardaggine. Si resta vigili perché la lotta non è finita. Ma non finirà mai, finché non troviamo una soluzione. Una soluzione che deve essere definitiva per noi e per tutta la popolazione e le comunità che ci abbracciano sulla Valle del Cervato. È un primo grande risultato. Le ferrovie eh, verranno riattivate, ma il nostro pensiero sta complessivamente alla soluzione generale del problema, che è quello anche con l'apertura della 90 delle Puglie. Crede che quello sarà il giorno che ci accomunerà per una grande festa. Questa delle ferrovie è un passo molto importante, ma ci attendiamo ancora, così come brillantemente stanno facendo gli uomini della Protezione Civile, dell'Esercito e delle imprese che stanno operando. Ci auguriamo che proseguano in tal senso e possiamo, fra qualche settimana, forse un mesetto, riaprire anche la 90 delle Puglie. È un successo quello di oggi che premia tanti sforzi. Ma io devo dire che bisogna ringraziare voi i giornalisti, la stampa qui presente già dalle prime ore di questa mattinata che ad aspettare questo evento importante della riapertura delle ferrovie. E la vostra azione è stata determinante e credo che sarà, continuerà ad essere determinante per il futuro. Bravi per quello che avete fatto e quello che sicuramente farete perché questa nostra zona ha bisogno dell'azione eh, diciamo. E eh, della concretezza e eh, delle sinergie di tutte quante le istituzioni, ma della stampa, anche eh, eh, essenziale in questi momenti. Forse oggi è una giornata storica, ma credo che la dobbiamo ulteriormente concretizzare, come dicevo anche in altre interviste, e ringraziare eh, tanti operatori come Le Ferrovie dello Stato che concretamente hanno agito in modo diciamo, mh, determinato. Le forze armate, l'esercito che in questo caso è stato altrettanto eh, importante in questa azione, la protezione civile nazionale con a capo Bertolaso. E non dimentichiamo anche la figura di Nicola Dell'Acqua, dell'ingegnere Pepe, del dottor Albanese e di tutti i suoi collaboratori che hanno agito in modo veramente encomiabile, come tutte le maestranze delle ditte che stanno qui. Operando locali e non. Quindi diciamo un ringraziamento a tutti perché questo lavoro ha avuto un suo risultato e sicuramente ne avrà un altro ancora più lusinghiero che noi tutti attendiamo: l'apertura della strada statale 90 delle Puglie, ma anche la messa in sicurezza generale, il controllo e il monitoraggio dell'intero movimento. Franoso. E non dimentichiamo anche tanti operatori economici e tante attività che aspettano un loro ristoro e noi credo che come amministrazione staremo al loro fianco per potergli dare una mano. Lei non l'ha detto ma qui ci sono anche i suoi operai. Certo ci sono alcuni operai del Comune di Savignano e non solo e quindi... Eh, vorrei, dovrei anche ringraziare, e lo faccio attraverso la vostra emittente, gli operai della comunità montana che io come eh, Presidente della comunità montana ho messo a disposizione della protezione civile per dare anche loro un aiuto nell'ambito boschivo.